Sfida del pelo d'elefante. Meglio un pelo d'elefante che un pelo di fisarmonica, vero? Perché mi ricordavo fosse il livello acquatico io? O forse lo diventa dopo? Ma poi... questo mi sarà utile. Non è vero, non lo usi mai sto coltello in modo utile. Come ho detto, per poterlo utilizzare sto coltello devi essere mega vicino e non ci sono mai situazioni in cui essere vicino è conveniente. Ecco fatto. Oh. Che poi io continuo a non usarli i frutti quelli speciali. Forse dovrei? Non lo so. Io intanto cerco di non cadere troppo. Esatto. Prendilo, bravo. Ecco qua, non c'è nient'altro qui. E ora prosegui. Ui. E che cavolo. Oh, Tarzan. Maledizione. Ottimo. Abbiamo già perso una lettera. Dove? Boh. Non lo so. Guarda. A volte me lo chiedo veramente, ma come cacchio le hanno... come cavolo le nascondo certi oggetti? Perché capisco un bambino che magari... però a volte anche io da adulto, con la mia veneranda età di 2200 anni, mi perdo e dico... scusami, dove cavolo era quell'oggetto? E mi succede anche su giochi molto vecchi magari. Ma per esempio la T dove cavolo l'ho lasciata? Che eravamo all'inizio. Ormai non posso neanche dire mi ammazzo e torno indietro, perché tanto abbiamo già preso un'altra farfalla. E purtroppo con le farfalle abbiamo già i checkpoint. Però cavolo. Elefante? Sì. Allora andiamo piano piano, pezzo per pezzo. Esatto. Dai però. Eccoci qui. E tutte queste le abbiamo prese. Ora dai, vai un po' più in qua per favore, che ci sono altre due monete. Che palle i tucani, che non li posso... non gli posso fare nulla. Ah, torna qui, aspetta. Ah, va bene, tanto ormai abbiamo capito che questo livello lo devo rifare, vero? E anche le aquile. Devo andare più avanti, vero? Ecco fatto. Dicevo, tanto abbiamo capito che questo livello lo dobbiamo rifare, tanto vale lasciarle lì e proseguire. Visto che tanto anche la lettera la dovevo riprendere. Oh, aspetta, disegno. Sai cosa? Più che altro, magari... hai capito il frutto viola? È quello rosso? Il frutto viola ha stachillato un cucciolo. Quello rosso si divide. Ok. Ecco qua. Più che altro, sai che cosa non mi ricordo di questo gioco? Bastardo? Ok, dicevo, non mi ricordo di questo gioco se tipo tutte le monete che hai già preso, se rifai il livello, ti rimangono. Cioè della serie, abbia lasciato una moneta dietro, se io rifaccio il livello, quella moneta mi è rimasta? Oppure me le fa riprendere tutte? Calmo. Ecco qua, grazie. Ho la sensazione che abbiamo già perso anche un disegno. Ho già quella sensazione. Ecco fatto, calmo. Era tutto per evitare il tucano. Ok, questa era abbastanza... aia. Dicevo, era abbastanza stupida ranocchia. Chiaro che c'era qualcosa lì. E infatti ci sono delle monete lì in alto. Vai più in alto, bravo. No, ti ho detto sali. Salta, ecco qua. Aia, sti tucani. Posso andare di qua, Tarzan? C'è qualcosa per caso? Sembrerebbe di no. Ok, prosegui. Non è che c'è modo...
Tu mi fai male? No, perfetto. Dicevo, non è che c'è modo di andare più veloce su ste liane, tipo spammare X o simili? Meglio preso. Non scoprirlo adesso. Ecco qua. Meglio poi non sprecare i frutti quelli buoni su nemici facili. Ecco qua, qui non si torna indietro, quindi prima andiamo all'interno del tronco. La cosa buona è che ancora non siamo morti... Ah no, posso tornare indietro, perfetto. Dicevo, non siamo ancora morti una volta. Vabbè, non è che sia un problema. Il problema è che... Aia, volevo fare le cose fatte per bene e abbiamo già perso degli oggetti. Uno diceva, vabbè, sti cavoli. A volte... Dico anch'io sti cavoli, a volte dico che palle, perché comunque il senso di completismo io ce l'ho nei giochi, mi dispiace lasciare certe cose indietro. D'altra parte alcune volte dico proprio che palle, lasciamo perdere. Ok, grazie, vai più su. Ad esempio, quella moneta, questa qui, potevo dire chi se ne frega, no? Tarzan però che palle, vai. No! Vabbè, meno male che non siamo morti. Dicevo, potevo dire chi se ne frega, la lascio qua. Una parte di me dice no, è lì, vai a prenderla. Perché devi lasciarla indietro? Quello è il senso da completismo, purtroppo. È duro da combattere a volte. Speravo di essere, di aver fatto la curva giusta. Io capisco certa gente, come Sabaku per esempio, o anche Marco Merrino, che dicono... Final Fantasy, dai però. Final Fantasy, che dovevi cercare questo e se non arrivavi al 99 di tutto non avevi completato il gioco, queste cose qua. Perché alla fine in quel periodo qua giocare ai giochi comunque non ti dico che era un lusso, ti giuro che la lascio qua sta moneta. Però comunque non era una cosa da tutti i giorni, non avevi la possibilità di comprarti 200 giochi. Guarda, la lascio qui. La lascio qui. 200 giochi, avere il plus, avere il pass per poter giocare una lista infinita di giochi. Quando giocavi un gioco, te lo dovevi veramente spulciare fino all'inverosimile, anche per farlo durare anche il più del dovuto a volte. Bastarda. Più del dovuto magari no, però nel senso, per davvero giocarlo per la sua interezza. E anche giochi semplici come questi, per esempio, il fattore rigiocabilità stava proprio... non riesco a prenderla, ti giuro, mi dà un fastidio. Stava tutto nel andare a completarlo al 100%, prendere quella moneta qua che ti manca, prendere quel pezzo del disegno che non... Sta moneta è impossibile. Sta moneta è impossibile per davvero. A meno che... Girati. Ah, ok, l'ho presa. Prendere questa moneta che ti mancava, prendere quel pezzo di disegno che non hai preso. Pensavo di aver fatto il salto sbagliato, che non hai preso la prima volta. O per esempio in un Final Fantasy arrivare tutto al 99, prendere l'ultima weapon. Tutte queste cose qua che comunque davvero ti facevano durare tantissimo il gioco. Ora, non dico che ci siano giochi che non durano quanto durava Final Fantasy VII, per dire. Dio mio, quell'errore qua grafico è stato abbastanza brutto da vedere. Però ci sono giochi che magari ti durano una campagna 10, 20 ore, 30 ore quasi, a volte è un lusso. Però ci si sorprende se poi una ne dura 40. E io ti dico, beh, cavolo, magari per, non lo so, preso. Niente, un gioco più vecchio durare tanto, perché magari, per esempio, Final Fantasy, che aveva 12.000 dischi diversi per completare tutto il gioco, ti durava molto di più, è vero. Sai che, come lo prendo quel disegno? D'altra parte, comunque, avevi un prodotto, sì, che era molto completo, ma ti dovevi mettere davvero di tanto impegno per poterlo completare al 100%. Per esempio, anche solo, che ne so, uno Spyro o un Crash, per completarlo
al 100%, dovevi farti le prove a tempo, dovevi trovare tutto il cristallame possibile, dovevi trovarti tutto questo, questo, questo. E per carità, tutto rispetto per chi lo faceva. Io, per esempio, Crash le prove a tempo non le facevo mai, ma non le faccio neanche oggi in certi giochi che magari, che ne so, elefante? Che ne so, adoro. Se per esempio, che ne so, in Persona 5 mi mettevi una prova a tempo, tipo passa da parte a parte del castello senza farti sgamare, queste cose qua, magari ci provo, anche perché magari dici, vabbè, la ricompensa magari vale veramente lo sforzo o qualche cazzata del genere. Ma se il, diciamo, premio è solo il completismo, magari sì, te lo faccio, ma più avanti, una roba del genere, non mi ci metto subito a spaccarmi le balle. Oh, oh, indietro. Non mi metto subito a spaccarmi le balle facendo una roba che a me non mi piace. In questo caso, le prove a tempo! Sono scivolato, però almeno abbiamo tutte le lettere, vabbè. Vedi? A tirarsi a proprio, non siamo morti anche una volta. Shup, è scivolato su un'alga così, è caduto di sotto, è morto. Però non mi ha resettato le cose che già avevamo preso, quindi già questo è un bonus. Diciamo che le prove a tempo nei giochi, o anche le parti di corsa, queste cose qua, se sono da fare perché sono da fare per forza, dici vabbè, ci provo. Se sono opzionali, io molto spesso le lascio lì e dico, ci penso in un secondo momento, e se proprio devo le faccio. Ma veramente, se proprio devo. Per esempio, io non mi ci sono mai messo per forza nelle prove a tempo di Spyro. Non mi ci sono mai messo. Ehi? Perché non... già le parti di volo, a volte io facevo una fatica assurda coi comandi. Se poi me lo mettevi d'obbligo, ecco dove dovevamo cadere in acqua. Me la ricordavo sta parte. Oh, calmo, bello. Su un sacco di monete che hai lasciato... fermo, piano. Che hai lasciato indietro. E qua non possiamo fare niente se non solamente muoverci. Tra l'altro, muoverci anche abbastanza velocemente. Non riesco a curvare. Ecco fatto, dicevo. Muoverci abbastanza velocemente, perché sennò i coccodrilli ci se magnano. E tra l'altro, questa parte qua con i coccodrilli mi ricorda un po' quella di Up, anche se questa qui è fatta decisamente meglio, visto che i comandi sono abbastanza easy, proprio ti devi solamente muovere. L'unica cosa scomoda è curvare. Nei coccodrilli con... come si chiama? Con Up, a parte che ci sono anche i tronchi uguali, identico. Nei coccodrilli se cade, cioè se ti prendevano, puff, devi rifare tutto il pezzo e tu dici porca miseria. Qua al massimo che ti succede è che ti toglie un tocchettino di vita. Eccoci qua, siamo arrivati. Però mi sa che abbiamo mancato un po' di roba. Il disegno l'abbiamo preso tutto? Sai che non mi ricordo? Sai che no, mi sa che l'abbiamo mancato un pezzo. Cavolo. Mio cugino era bravo nel completarli tutti i giochi, però vabbè, diciamo che lui era un caso a parte, che aveva tutti i giochi che voleva giù al sud, ovviamente falsi. E però ci si metteva d'impegno. No, l'abbiamo fatto tutto, perfetto. Ci manca solo la T. Ci si metteva d'impegno lui a completare Crash e Spyro. A lui piacevano tantissimo quei due giochi. Sì, ho già salvato Jane, grazie. Lui ci si metteva davvero proprio pignolo a completarli al 100%. Cosa che ho sempre ammirato di lui su quello. Io invece ero molto più... voglio proprio giocarmi la storia, voglio scoprire questo. Magari non mi mettevo per forza a cercare il pelo nell'uovo, però apprezzavo. Crociera nella giungla. I disegni dei livelli bonus mi piacciono un sacco. Ecco, oh, calma. Ah, vabbè, subito così all'inizio me la metti che neanche potevo girare. Va bene, va bene. Non importa.
Ecco qua. Tu prendi tutte le monete che riesci, poi... Dai, guardalo che non gira. Vabbè, chi se ne frega, ascolta. Sono solo monete per vite extra. Non mi ci spreco neanche. A questo giro, voglio dirlo, è lui che non ha girato. A parte i tre frutti messi già lì, proprio a sfregio all'inizio, che neanche lo senti, devi subito girare. Però,